Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Dopo l'ultima forte scossa di terremoto in Molise, aumenta il numero degli sfollati nei 10 comuni più colpiti. Il vice premier Matteo Salvini ha promesso l'impegno del governo qualora ce ne fosse bisogno e sulla tragedia di Genova ha detto: è finito il tempo dell'impunità, chi sbaglia paga. Il servizio di Giovanni Minicozzi. Sull'emergenza terremoto e sulla tragica situazione della viabilità molisana abbiamo intervistato telefonicamente il ministro dell'Interno, nonché vice premier Matteo Salvini. Il governo aiuterà il Molise, ha detto tra l'altro Salvini. Signor Ministro, grazie del suo intervento. Forte sisma nel Molise, 10 comuni interessati, 1.268 le richieste di verifica, fatte solo 160. Al momento ci sono 41 casi di inagibilità. Il governo cosa può fare per questa grave situazione? Innanzitutto ringrazio i soccorritori, i volontari, i professionisti, Protezione Civile, Vigili del Fuoco che subito si sono mossi. Ringraziando Dio, danni gravi non ne sono segnalati. Io mi sono messo a disposizione come Ministro dell'Interno e Vicepresidente fin da subito per questioni viabilistiche, per questioni economiche, per questioni di sfollati. So che sono in corso di verifica e di attenzionamento alcune strutture stradali, alcuni viadotti, la diga, ovviamente, saranno ancora centinaia di immobili controllati. Ci siamo, devo dire che dico ci siamo in attesa di tornare a Genova, dove ho passato molte ore di queste giornate, purtroppo, però mi sembra che in Molise anche i cittadini abbiano risposto e stiano rispondendo in maniera pronta, in maniera intelligente, in maniera coraggiosa. Quindi qualsiasi cosa servisse ci sono e ci siamo. Ringraziando Dio per il momento pare che non serva più di tanto. Ora la Bifernina è chiusa, la strada principale per quel viadotto su Liscione, ci sono altri viadotti a rischio, la gente ha paura. Ecco, anche qui il governo come può intervenire, secondo lei, soprattutto dopo la tragedia di Genova? Ma ci sono in questi 3 giorni sono arrivate migliaia di segnalazioni di strutture da verificare, gallerie, ponti, viadotti, tratte ferroviarie, canali. Quindi è chiaro che dobbiamo recuperare anni e anni di silenzio, di distrazione, di incuria, di incapacità. Le situazioni più gravi le stiamo monitorando, ovviamente qualora ci fosse un rischio verrebbe tutto chiuso e sospeso. Peraltro il nuovo governo regionale da poco insediato si ha trovato una protezione civile quasi smantellata, quindi anche questo settore è da potenziare. Sì, ma devo dire che anch'io da ministro sono arrivato al Ministero e ho trovato un piano assunzioni per i Vigili del Fuoco che sono sempre i primi, i più amati, i più coraggiosi a intervenire in questi casi, di 1.500 in 5 anni. E chi ci guarda capisce che non si va lontano con 1.500 assunzioni in 5 anni. Stiamo cercando e trovando nei cassetti le risorse disponibili per assumere 1.500 pompieri, ma non in 5 anni, in un anno. E quindi bisogna recuperare il tempo perso da altri anche in termini di protezione civile, però ripeto, mi sembra che le istituzioni in Molise abbiano risposto fin da subito e i cittadini abbiano capito che qualche sacrificio in momenti come questi è affrontabile, quindi spero che non necessitino ulteriori interventi. In questi giorni sono stato in Sicilia, sono stato in Calabria, sono stato in Toscana, sono stato ovviamente più e più volte a Genova. Ci si rialza però con l'impegno, ovviamente non riguarda il terremoto perché qua siamo nelle mani del buon Dio, però per quello che riguarda Genova lo dico ai genovesi, ai molisani, agli italiani tutti, chi sbaglia paga. Non è più tempo delle impunità, di gente che non sa fare il suo lavoro e poi causa morti e causa feriti, chi sbaglia paga per quello che mi riguarda. In quel caso si va verso la revoca della concessione alla società Autostrade? Un'azienda che incassa miliardi di euro di pedaggi dai cittadini che vanno ai caselli e poi sotto la cui gestione permette che cadano 400 metri di autostrada per la morte di decine di persone, evidentemente non ha fatto tutto quello che doveva e poteva fare.
La provincia di Chieti ha chiuso il Ponte Nuovo sul Sangro. Il provvedimento è legato alle ultime scosse di terremoto e non al crollo del Ponte Morandi di Genova, come ha spiegato in conferenza il presidente dell'ente Mario Pupillo. Saranno rimossi e sostituiti i manicotti realizzati negli anni Ottanta che fanno da protezione ai palipila del Ponte Nuovo sul Sangro. Lo ha deciso la provincia di Chieti, titolare dell'infrastruttura sulla strada provinciale 111 che collega Lanciano con Atessa. Non sono elementi strutturali e non incidono sulla staticità del ponte, rassicurano per l'ennesima volta i funzionari del settore viabilità dell'ente, gli ingegneri Nicola Pasquini e Paola Campitelli, intervenuti in conferenza stampa a Lanciano con il presidente Mario Pupillo. Il ponte, realizzato in cemento armato negli anni 60, è stato oggetto di una denigratoria campagna sui social, ma anche su testate nazionali come l'Espresso e su programmi TV come Striscia la Notizia, che si sono limitati ad amplificare gli allarmismi facebookiani. I piloni che sorreggono il ponte non sono fuori asse, anzi sono rimasti concentrici, come testimonia l'ultima perizia tecnica costata 50.000 euro alle casse provinciali e realizzata nel 2014. Con il crollo del ponte di Genova, per cui non sono state ancora accertate le cause, in Italia è scattato l'allarme generale, ma il ponte sul Sangro è stato chiuso al transito in via precauzionale solo dopo le forti scosse di terremoto registrate in Molise e avvertite distintamente anche in questa parte d'Abruzzo. Un ponte che noi abbiamo attenzionato da tanti anni, ma che risponde alle caratteristiche di staticità, come ci fu confermato qualche anno fa da uno studio approfondito di agenzie specializzate nel settore, e quindi questo ponte noi lo abbiamo tenuto sempre aperto. Diciamo, la preoccupazione dei cittadini, che posso anche comprendere, è perché guardano e vedono i manicotti che sono alla base dei pilastri. Quei manicotti non hanno nessun effetto sulla staticità, ma sono solo una copertura e una protezione per l'erosione che la corrente del fiume Sangro può determinare. Quindi è vero che un occhio non esperto può preoccuparsi, ma ovviamente noi sappiamo bene che quei manicotti realizzati ben 35 anni fa hanno assolto la loro funzione, che è quella di proteggere i pilastri, che sono perfettamente in linea e quindi ci danno la sicurezza che il ponte può essere attraversato. Le scosse di terremoto ci invitano a fare delle valutazioni sia a vista ma sia anche tecniche, ma non solo sul Ponte Nuovo, su tutti i ponti della provincia. E in questo senso il direttore del Dipartimento del Settore 2, l'ingegner Cristini, ha richiamato dalle ferie tutto il personale, perché questi prossimi giorni saranno dedicati a questa importante funzione. Faremo queste valutazioni, appena le avremo noi riapriremo il ponte. Certo, passerà qualche settimana. E questa mattina a Chieti è stato ufficializzato il passaggio dell'assessore comunale Alessandro Bevilacqua da Forza Italia alla Lega, partito che entra dunque nella giunta comunale. L'annuncio è stato dato dal coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma, che è intervenuto anche sulla vicenda delle elezioni regionali. Le mie dichiarazioni sul fatto che la Lega correrà da sola le ho fatte per dare uno schiaffo al centrodestra. Ascoltiamolo. Ho voluto dare uno schiaffo al centrodestra, l'ho fatto con convinzione, lo rifarei 50 volte, perché secondo me se veramente vogliamo riconquistare la regione Abruzzo dobbiamo fare una politica trasparente, coerente e soprattutto di buonsenso, smettendola di sposare logiche precedenti. Quindi a distanza di 10 giorni lei conferma che la Lega correrà da sola in Abruzzo, oppure ci potrebbe essere un ripensamento? Guarda, io non sono né un gambero né sono un ipocrita. È chiaro che come segretario regionale ho dato un segnale forte, il segretario federale Matteo Salvini in alcune occasioni ha supportato quello che ho detto, e cioè decidete quello che volete fare, quindi chiaramente anche lui ha mandato un messaggio al centrodestra. Il sottosegretario Giorgetti ha avuto una posizione, diciamo, più di mediazione. È chiaro che comunque sia, se
si ripristino le condizioni per il quale, seduti a un tavolo, in maniera molto schietta, coerente e franca, decidiamo quello che dobbiamo fare e come non dobbiamo fare, ma poi lo facciamo e non cambiamo idea, io non ho nessun problema a metterci la faccia e a dire che comunque sia, alla fine, se ci sono le condizioni, un centrodestra unito con la Lega può decisamente battere sia i 5 Stelle che il PD. Il profilo di un candidato presidente è nella mia essenza in questo momento un profilo di grande credibilità, diciamo di novità, ma al tempo stesso che non abbatta il grado di fiducia che in questo momento l'elettorato ha nei confronti soprattutto della Lega. Poi è anche vero che ci sono dinamiche all'interno di queste cose dove per il bene comune bisogna comunque in qualche modo convergere. Sono assolutamente certo che in questo momento un candidato della Lega sarebbe la soluzione più giusta e più credibile per l'Abruzzo, ma qualora così non fosse, spero che il candidato che dovrà rappresentare il centrodestra sia una persona che veramente insieme a noi e insieme a tutto il centrodestra dia un segnale forte di discontinuità rispetto a una politica regionale che chiaramente sappiamo benissimo che danni ha fatto a questa regione negli ultimi 5 anni. Ed è disponibile, pronto a scendere in campo per rappresentare il centrodestra alle prossime elezioni regionali, il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che invoca unità appunto nella coalizione e parla delle priorità dell'Abruzzo. Paolo Renzetti. Sciolto il Consiglio regionale, è già partita di fatto la campagna elettorale per le prossime elezioni in Abruzzo. C'è anche Umberto Di Primio, candidato presidente per il centrodestra. Ma c'è il mio nome, così come c'è il nome, ci sono i nomi di altre persone che ovviamente hanno piena legittimazione, così come credo di averla io, a chiedere di poter essere considerati tra coloro che possono correre per la poltrona di presidente della regione. Per quello che mi riguarda, io ho già detto da tempo che ove fossi io le priorità sono tre dell'Abruzzo e su quelle tre io vorrei costruire il progetto di governo del centrodestra e ovviamente costruire con la coalizione di centrodestra, perché oggi il mio nome è un nome che viene fatto da Forza Italia ma deve essere un nome condiviso con tutte le altre forze politiche, quindi nessuna fuga in avanti, i piedi ben saldi a terra ma anche idee molto chiare. Il lavoro innanzitutto, una sanità che funzioni e sia accessibile per tutti e poi ovviamente un equilibrio tra il nostro straordinario ambiente e la gente che vive l'ambiente, che attraverso l'ambiente può fare economia. Ecco, queste tre cose io credo dovremmo sviluppare tutta una serie di idee e di progetti per dare all'Abruzzo un governo finalmente vicino alla gente, un governo che renda questa regione una regione dove è piacevole vivere, un governo regionale che soprattutto cancelli le tante aspettative mal riposte dei cittadini e degli amministratori create dal centro-sinistra. Lei parla di coalizione di centrodestra, di unità del centrodestra, ma la Lega qualche giorno fa ha detto che correrà da sola alle prossime elezioni. Sì, è anche vero che però subito dopo la stessa Lega ha detto che è pronta ad un confronto con Forza Italia. Io credo che qui non si tratti di vedere chi è più bravo dell'altro, ma si tratta di mettere insieme le forze di tutti per creare una coalizione così forte da poter vincere le elezioni. Non bisogna creare un cartello elettorale, noi dobbiamo creare una coalizione come abbiamo fatto nei comuni e nelle regioni dove già amministriamo. La coalizione vuol dire la comunanza di idee e la condivisione del progetto. Su questo io credo che tutti si potranno ritrovare, la Lega, Fratelli d'Italia e ovviamente il mondo civico, quello vero, quello che noi sindaci conosciamo bene perché lo abbiamo già sperimentato nelle nostre elezioni comunali. Ecco, su questo campo io credo che potremo dare ed essere veramente la forza di riferimento dei cittadini abruzzesi. Cronaca, la polizia durante i servizi e le attività di prevenzione e controllo disposte dal questore di Pescara Francesco Misiti è intervenuta sul lungomare di Pescara ed ha eseguito l'arresto in flagranza di reato di una 41enne originaria del Senegal e di un 25enne originario del Mali, i quali nella serata di ieri lungo Viale della Riviera sono stati sottoposti a controllo e arrestati dal personale della squadra mobile in quanto colti nella flagranza del reato di sostanze di spaccio, di sostanze stupefacenti e
in particolare marijuana. L'attività di riscontro allo spaccio e la successiva perquisizione effettuata a carico della donna e del giovane hanno permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente 22 grammi di stupefacente e la somma di 205 euro in banconote di piccolo taglio. Entrambi saranno giudicati per direttissima. Ed ora ci spostiamo ad Avezzano, dove è in corso il primo lotto dei lavori che riguardano la pedonalizzazione di alcune vie del centro, un percorso che in particolare per i prossimi interventi sarà condiviso con i commercianti, dei quali saranno ascoltate e prese in considerazione le richieste. Lo assicura il vice sindaco Cipolloni. Ascoltiamolo. Tra Avezzano città giardino e qui la città diventa più bella, slogan di un territorio cantiere a cielo aperto, passano anche i futuri progetti legati all'area pedonale cittadina. L'ok da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo c'è stato circa 2 mesi fa per un piano che prevede la pedonalizzazione permanente di un tratto di via Corradini, quello nella parte alta della piazza. Ma quanta distanza c'è ad oggi tra piani ed azioni? In attesa dell'ultimazione di Piazza Esorgimento, noi vedremo una prima fase che sarà lo spostamento del cantiere su via, il tratto via Corradini, che interesserà l'angolo via Cataldi con via Marconi, e verrà interessato con una nuova pavimentazione. Pertanto lì vedremo un ampliamento di Piazza Risorgimento, è il primo tratto che intendiamo pedonalizzare. Sul resto della pedonalizzazione ci sono una serie di considerazioni, valutazioni che faremo insieme anche con l'associazione dei commercianti, cioè noi non vogliamo imporre delle situazioni ma condividerle, perché pensiamo anche a quello che potrebbe essere il discorso futuro della Fermi Corradini, che tra 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 massimo, avremo le nuove scuole, pertanto lì dovremo pensare a una nuova idea di centro della città. Il discorso del Tribunale, che coincide con questa scadenza del 2020, speriamo che il Governo mantenga in essere l'impegno nel contratto che hanno sottoscritto per quanto riguarda il mantenimento delle sedi di legalità, in questo caso il Tribunale di Avezzano. Dovremo discutere e confrontarci, questo è l'impegno che abbiamo preso con i commercianti, insieme con loro vorremmo trovare una soluzione che non debba penalizzare assolutamente chi fa attività commerciale al centro della città, ma dobbiamo anche pensare a come risolvere il problema anche di tanti cittadini che vogliono stare un po' più tranquilli e sereni, avere una città dove è possibile passeggiare, andare in bicicletta e quant'altro. Ecco, questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Si raduneranno a Penne dal 31 agosto al 2 settembre i tanti alpini provenienti da ogni parte d'Abruzzo per il raduno sezionale. Durante le giornate tantissimi temi che si affronteranno, che riguardano appunto le penne nere. Momento più suggestivo, la sfilata del 2 di settembre, il servizio della redazione di Vestina News. Per la prima volta la città di Penne si appresta ad ospitare il raduno sezionale Abruzzi degli Alpini. Infatti dal 31 agosto al 2 settembre nel capoluogo vestino, grazie all'organizzazione dell'Associazione Nazionale Alpini sezione Tommaso Cutilli, arriveranno circa 2500 penne nere da tutto l'Abruzzo. Durante le 3 giornate tante le iniziative in programma, come convegni, mostre inerenti alla Prima Guerra Mondiale. Proprio in questo anno si ricorda il centenario della fine del primo conflitto bellico. Infine un concerto a cura della corale Monte Camicia di Penne. Un altro grande evento riguarderà il comune guidato dal sindaco Mario Semproni dopo la partenza della 10ª tappa del Giro d'Italia lo scorso maggio, che servirà ancora una volta a mettere in luce le bellezze della città vestina. L'iniziativa servirà anche per rendere omaggio a uno dei corpi più popolari e famosi d'Italia e ringraziare ancora una volta i tanti volontari che in occasione del sisma 2016 e 2017 hanno collaborato a fianco dei tanti soccorritori. Si parte venerdì con l'inaugurazione della nuova sede ANA di Penne in via Verrotti. Sabato invece nel pomeriggio l'arrivo del vessillo, l'alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento dei caduti. La giornata clou domenica 2 settembre con la colazione alpina, a cui seguirà l'ammassamento in zona Fonte Nuova con successiva partenza fissata per le ore 11. La sfilata, che percorrerà le vie suggestive del paese, giungerà a Porta San Francesco, dove ci saranno i saluti delle autorità presenti, a cui potrebbe prendere parte anche il neo ministro della difesa Elisabetta Trenta. L'intero evento sarà un segnale di vicinanza a un territorio colpito negli ultimi anni da tante calamità naturali.
Conferire plastica e avere in cambio litri di acqua naturale. È possibile con l'inaugurazione del nuovo ecocompattatore nel parcheggio della vecchia stazione ferroviaria di San Vito Chietino, iniziativa voluta dal Comune e sviluppata da Ecolan, la società che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti in buona parte del comprensorio frentano. Porti plastica e ricevi acqua. È il primo ecocompattatore Ecolan a fornire un baratto semplice ma dal grande significato, inaugurato alla Marina di San Vito Chietino presso l'area di parcheggio dell'ex stazione ferroviaria. Il progetto è in linea con la campagna di informazione e sensibilizzazione per un corretto riciclo dei rifiuti e per un consapevole rispetto dell'ambiente. Il sistema è semplicissimo da utilizzare. Basta ritirare l'ecocard presso il comune o direttamente nell'ecosportello il giovedì mattina, inserirla nell'apposito lettore e successivamente introdurre la plastica. Per ogni 5 bottiglie o flaconi si ha diritto a un litro d'acqua liscia o gassata, refrigerata o filtrata. Il primo scambio è quello del sindaco di San Vito, Emiliano Bozzelli. Il sindaco ha un gusto particolare quest'acqua, immagino. Gusto di acqua. E poi? Però è un simbolo. Però è un'acqua buona perché avete visto che si trasforma la plastica in acqua. Nel senso che questa macchina multiservizi recupera la plastica, ci dà in questa tessera il credito necessario per acquistare acqua microfiltrata. Facciamo un brindisi. L'iniziativa, che molto presto avrà un seguito, vuole incentivare i consumatori al riciclo corretto dei contenitori di plastica. San Vito, città di Marina, sensibile alle tematiche ambientali, con questo progetto vuole contribuire alla riduzione della plastica nelle acque, sulle spiagge e lungo la costa. Massimo Ranieri, presidente Ecolan. Questo è un primo esempio, poi ci sposteremo sull'intero territorio di Ecolan. Ormai siamo arrivati a 26-27 comuni. Entro maggio 2019 pensiamo di arrivare a coprire con i servizi l'intero gruppo dei soci, arriverà sicuramente a 67 comuni, perché hanno chiesto di aderire a Ecolan, di acquistare le quote di Ecolan anche il comune di Pollutrica, Salbordino e l'Unione dei Comuni del Sinello. Il 20 e 21 agosto prossimi i bambini e ragazzi diversamente abili potranno accedere gratuitamente alle attrazioni del Luna Park di Silvi grazie ad un accordo raggiunto dall'amministrazione comunale e i gestori nell'ambito di un progetto solidale e fortemente voluto dalla Giunta Scordella. Il servizio. Tra le tante iniziative e solidali ce n'è una in particolare di cui vogliamo parlare oggi, quella del comune di Silvi, che ha deciso con il Luna Park della cittadina di destinare alcuni giorni della settimana ai disabili, che potranno divertirsi sulle attrazioni gratis senza pagare nulla. Sì, questa è un'iniziativa che è partita grazie alla generosità dei gestori del Luna Park e alla sensibilità che appunto ha questa nuova amministrazione verso il problema del sociale. È un'iniziativa che le famiglie hanno accolto di buon grado e che spero che si possa ripetere anche il prossimo anno. Questa, perché riguarderà solo 2 giorni, il 20 e il 21 agosto, perché il Luna Park non sarà sempre a Silvi, c'è solo nel periodo estivo. Siamo felici di questa iniziativa e lo sono anche le famiglie che appunto parteciperanno lunedì dalle 19 alle 21 al Luna Park. Ovviamente ci vorrà una particolare attenzione per seguire questi ragazzi quando saliranno sulle attrazioni, per questo è stato deciso di attuare questa iniziativa solo in questi 2 giorni. Sì, appunto, hanno bisogno di una particolare attenzione perché dipende anche da soggettiva la diversità del ragazzo e quindi ci serve appunto una giostra che è appunto calibrata per loro e saranno seguiti dai giostrai proprio che li faranno magari salire sui giochi per maniera appunto che ci sia la sicurezza garantita per loro. Apriamo ora la pagina dello sport. Il Pescara ha chiuso oggi la sua settimana di allenamenti, prima parte di seduta dedicata alla tattica, poi una partitella da 45 minuti per i biancazzurri divisi in 2 selezioni che hanno impattato per 1-1. Sono andati a segno Monachello e Cocco. Nella squadra bianca il tecnico Pillon ha schierato Fiorillo tra i pali, Ciofani, Campagnaro, Perrotta ed Elisalde in difesa, centrocampo
con Proietti, Brugman e Memusciai, attacco con Marras, Cocco e Antonucci. Nella squadra gialla, Castrati tra i pali, Fornasier, Gravillon, Scognamiglio e Balzano. In difesa, Macin, Canutè, Melegoni. In mediana, attacco con Mancuso, Cocco e Capone. Lavoro a parte per il centrocampista Andrea Palazzi, il quale è reduce dall'infortunio muscolare, rimediato nella gara di Coppa con il Chievo e rischia di restare fermo per alcune settimane. Questo per quanto riguarda la parte degli allenamenti, ma oggi al Poggio c'era anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Si è chiusa ieri la sessione estiva di calcio mercato e appunto abbiamo tracciato un ampio bilancio con il patron biancazzurro in questa intervista, nella quale abbiamo parlato con lui anche del nuovo format della Serie B a 19 squadre e anche del rischio di uno sciopero che potrebbe far slittare l'inizio del campionato. Presidente Sebastiani, si è chiusa la campagna estiva di calcio mercato, intanto un bilancio partendo dal fatto che elementi come Risalde e come Brugman intanto sono rimasti e poi questa operazione last minute con la Juventus, Bonino del Sole. Ma noi siamo molto soddisfatti di come abbiamo chiuso il nostro bilancio di mercato, perché abbiamo trattenuto i giocatori che il mister voleva trattenere. Sono arrivati quelli che, ma erano già arrivati quelli funzionali per questa squadra. Abbiamo aspettato qualche settimana in più Capone perché era reduce dall'europeo. Pensiamo di aver allestito una rosa competitiva, poi in questo momento non ci danno per favoriti nessuno, meglio così, così per la prima volta partiamo con la tranquillità di essere una squadra che deve dimostrare, e sono convinto che questi ragazzi dimostreranno che hanno un buon valore. Con Scamacca cos'è successo? Sarebbe stata un po' la ciliegina sulla torta? Ma no, Scamacca era un giocatore che avevamo cercato all'inizio, poi complice anche l'europeo, anche suo, si è un po' allungato il tempo, poi alla fine io credo che Scamacca non volesse proprio venire in Serie B, perché si poteva fare anche qualche giorno fa, abbiamo cercato di farlo all'ultimo momento, purtroppo il mercato chiude alle 8 e quindi non è stato possibile, però noi non era sicuramente un'operazione che ci doveva in qualche modo far fare la differenza, era un'operazione per sostituire Bonino che è ritornato alla Juve, però noi abbiamo là davanti Cocco e Monachello di cui siamo molto soddisfatti e all'occorrenza c'è anche Mancuso che può fare la punta centrale, per cui l'organico, anzi se dovesse rimanere il campionato come tutti quanti noi auspichiamo a 19, forse siamo anche un paio di elementi in più, diversamente siamo giusti per fare un campionato come la Serie B che è lungo, estenuante, con tante gare infrasettimanali, quindi abbiamo un bel lavoro che ci aspetta, quindi il gruppo è giusto. Per chiudere la parte sul mercato, visto che in alcuni paesi il mercato è ancora aperto, ad esempio la Spagna, c'è ancora il rischio che Brugman possa andare via? Ma io penso che un giocatore come Brugman non sia un giocatore da aspettare gli ultimi giorni, se la Spagna avesse voluto farlo poteva farlo all'inizio, non credo che ci sia questo pericolo, però insomma è chiaro che fin tanto che i mercati importanti sono aperti ti puoi aspettare di tutto, ma non credo che ci sia questo pericolo. B a 19 squadre, quali le conseguenze visto che il format almeno come retrocessioni, promozioni dovrebbe restare inalterato e quindi insomma quali saranno le conseguenze e poi si giocherà, che aria tira? Ma il B a 19 è un primo passo verso quella riforma dei campionati che tutti quanti sventolano e poi quando arriva il dunque nessuno vuole fare, perché si continua a voler tenere la Lega Pro a 60 squadre e secondo noi, sono anni che ne parliamo, bisognerà andare verso una riduzione delle squadre perché ci vuole sostenibilità dei club per evitare che poi succedano situazioni come quelle di quest'anno che sicuramente non fanno bene al calcio, non fanno bene all'immagine del calcio.
e va anche contro gli interessi dei giocatori, perché se poi le società falliscono, cioè, è inutile difendersi un posto di lavoro che non esiste, è molto meglio averne uno tranquillo e sicuro, e secondo me la riduzione dei club in tutte le categorie alzerà anche il livello, perché non è più possibile pensare che si faccia un mercato di Lega Pro dove ti chiedono solamente l'età del giocatore, nemmeno il nome, e magari gente che ha 2-3 anni di campionato, che ha 100 partite in Serie B, in Serie C, non riesce a trovare squadra solo perché è un 95. Questa cosa deve cambiare, bisogna tornare alla qualità se si vuole alzare la qualità del calcio italiano. Nella serata di ieri è arrivata la comunicazione da parte del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, e del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti circa il rinvio di tutte le gare programmate per le competizioni di Coppa Italia di Serie C e Serie D. La decisione è stata presa in segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova e per solidarietà ai familiari delle vittime. Le partite sono state rinviate a data da destinarsi, in particolare in Serie C salta il match della seconda giornata del triangolare tra Rieti e Teramo, che si sarebbe dovuto disputare domani alle 17:30 a porte chiuse allo stadio Centro d'Italia di Rieti. In Serie D non si disputerà il turno preliminare di Coppa tra San Nicolò Notaresco e Real Giulianova, che si sarebbe dovuta disputare sempre domani alle ore 17 allo stadio Savini di Notaresco. Noi siamo giunti alla fine di questa prima edizione del TG6, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand entro un'ora sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul nostro sito www.tv6.it. Invece il TG6 torna con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per averci scelto.